Noi siamo proprio con il presidente del Tribunale, dottor Luigi Pentangelo. Buongiorno e grazie per la disponibilità. Allora, presidente, ci faccia il punto a questa mattina. Ci dia, un quadro della situazione attuale. È capitato negli uffici della Procura della Repubblica, che sono attigui a quelli del Tribunale, del Giudice di Pace e dell'UNEP, ci sono stati riscontri di alcuni casi di positività, più di uno. Dopodiché è nato l'avvio della situazione di emergenza per la gestione del nuovo fatto che si era verificato, perché il Tribunale, pur non essendo stato toccato da questi casi, comunque, essendo un edificio attiguo a quello della Procura ed essendoci un interscambio funzionale di attività quotidiane e ripetute, doveva necessariamente premunirsi contro il rischio di una diffusione del contagio anche negli uffici del Tribunale. Per cui, benché il Tribunale abbia avuto zero, ripeto, zero casi di positività, noi in via precauzionale abbiamo adottato le misure ad evitare che possa esserci un caso di diffusione, Per perché pure cui per il la numero di segniamo. casi che si è verificato, il rischio poteva essere di un piccolo focolaio. I casi che si sono verificati ovviamente sono di provenienza esterna, perché come è ben intuibile, gli uffici giudiziari in generale sono uffici aperti non solo alla frequentazione dell'utenza professionale, ma anche del pubblico in generale, partecipa allo svolgimento delle udienze, per cui diventa molto difficile riuscire a premunirsi ex ante contro il rischio dell'importazione da fuori di un caso di contagio. Ci sono tutte le misure adottate, c'è il termoscanner che rileva il livello della temperatura, ma oltre a questo diventa difficile poi diciamo, eliminare il rischio e portarlo a livello zero. D'altronde, quello che si può fare invece è la prevenzione di sistema, come si suol dire, cioè le misure di sistema. E quali sono le misure di sistema? Oltre a tutti questi filtri che si adottano per l'accesso dall'esterno, c'è stata tutta una nuova regolamentazione del volume delle attività che sono svolte negli uffici, proprio in funzione della riduzione dell'affievolimento del rischio di assembramento, di presenza fisica di persone che ovviamente al salire del numero di frequenza sale anche il rischio di l'esposizione al rischio di contatto. Queste misure sono state adottate e con una buona dose di fortuna, mi rendo conto, devo dire che dall'inizio della pandemia al Tribunale di Lago Negro ci sono stati casi di positività pari a zero, non ce n'è stato uno. Quindi Eppure il Tribunale ha Tribunale, un giudice di pace, una miriade infinita di uffici aperti alla frequentazione dell'utenza professionale non. Fortunatamente siamo stati esenti fino ad oggi. E proprio Presidente. per mantenere questo livello, anche adesso abbiamo adottato queste misure, diciamo, draconiane, ma insomma, bene accette da tutti e previo consultazione con tutti i Certo, soggetti interessati. Presidente, per Sì, sentirla prego. meglio, magari se parla più vicino al telefono. Dunque, ci sta dicendo che i casi si sono verificati all'interno della Procura. Siccome la struttura è attigua al Esattamente Tribunale, ecco, si è deciso di assumere dei sì. provvedimenti restrittivi per l'intera cittadella giudiziaria, quindi Procura e Tribunale. Lo screening verrà effettuato anche sul personale del Tribunale a questo punto, oppure. Pensa di no, cioè adesso si sta procedendo solo sulla procura. Allora, in questi casi, quando c'è un caso di riscontro di positività, deve intervenire l'autorità sanitaria. Noi, dalla nostra posizione, io come presidente del tribunale, ho segnalato e allertato tutte le autorità sanitarie competenti, dal presidente della regione all'unità di crisi regionale, al prefetto, al Ministero della Giustizia, che hanno voce in capitolo per poter prendere in mano la situazione dal punto di vista sanitario, cosa che noi non possiamo fare. Ho chiesto anche una campionatura generalizzata del personale degli uffici che io dirigo, che sono un numero considerevole. Mi è stato assicurato, dopo interlocuzione telefonica dal dottor Esposito dell'unità di crisi,
di potenza per la regione Basilicata che si sarebbe provveduta. Sì. Comunque c'è tutto insomma, che è partito, non solo, ma per quello che riguarda invece la nostra capacità di intervento, oltre a sospendere le udienze nella prossima settimana, si è disposta la sanificazione di tutti gli ambienti e le do la notizia che in questo momento, da stamattina, è in atto una sanificazione radicale di tutti gli ambienti del Tribunale, i quali per necessità sono stati ovviamente aperti alla frequentazione anche potenzialmente delle persone che provenivano dalla Procura, perché ovviamente tra Tribunale e Procura l'osmosi è completa, quindi persone che vanno in Procura per il loro lavoro frequentano normalmente anche il Tribunale. E perciò abbiamo disposto la sanificazione. E le dico, mi sono informato prima di parlare con lei gentilmente in questa intervista, che era ovviamente in corso di esecuzione la sanificazione, lo è nella giornata di oggi e di domani. Quindi stanno sanificando. Bene, in via preventiva, queste sono le misure di sistema. Le misure invece più sanitarie aspettano l'autorità sanitaria, certo, che è stata investita formalmente, ufficialmente. Aspettiamo che ci faccia sapere quando è. Quindi le udienze per il momento, ambienti sanificati di nuovo, udienze. Sì, è in atto, è in corso, direi, mi sono informato prima di parlare sì. con lei. Udienze domenica. Sospese fino al 31, però fino nel frattempo sabato, gli uffici. Attraverso, però gli uffici continuano a rimanere aperti sia in procura che in tribunale, sono aperti al pubblico, non sono sospese le attività. Sono sospese le udienze, tranne le udienze civili non in presenza, perché sono le udienze civili telematiche, quelle si tengono normalmente, quindi diciamo sia pure nella vulgata comunicativa si dice le udienze sono state sospese tutte, non è proprio esatto perché le udienze civili non in presenza si spostano. C'è chi sostiene poi che. Poi ci tengo a dire, a questo proposito, se mi consente, prego. È una notizia che è di interesse per il pubblico, è ufficiale, il Tribunale di Lago Negro al chiusura di questo anno vissuto in presenza della pandemia, è ufficiale, ha mantenuto gli stessi livelli di produttività del 2019, anzi, sia pure di poco, li ha leggermente migliorati. Quindi, a fronte di questo cataclisma che c'è stato e delle difficoltà ovviamente che qua si trova ad operare il Tribunale di Lago Negro come piccolo tribunale, insomma, diciamo così, di provincia, non è certo insomma Lago Negro una metropoli del tipo di Milano o di Roma, quindi l'attenzione è minore quando si cerca di chiedere e di ottenere le risorse. Ebbene, Lago Negro, le comunico ufficialmente, ha sia pure di poco migliorato i livelli di rendimento rispetto a quelli dell'anno 2019, nonostante il lockdown, nonostante la prolungata attività di sospensione dell'udienza da febbraio in poi. Quindi è un risultato eccezionale di cui sono molto fiero e del quale ringrazio tutti gli appartenenti al personale di magistratura e amministrativo del Tribunale di Lago Negro. È un fiore all'occhiello, veramente io non me l'aspettavo, ma proprio in questi giorni ho avuto un riscontro ufficiale delle statistiche e quindi Lago Negro tanta questa performance veramente eccellente. Lei si rende conto con tutto quello che ci sta. Certo. Abbiamo mantenuto gli stessi livelli dell'anno precedente. Qualche numero che ricorda a memoria che ci può dire? Le ho detto il numero, non c'è bisogno del numero. Le dico che in Italia i livelli di rendimento, di performance a tutte le dimensioni possibili, basta pensare a quelle economiche, ci sono stati dei tombi spaventosi, insomma, di ricchezza prodotta. Lago Negro ha mantenuto e ha migliorato, sia pure di poco, di un 1,5% i livelli degli altri, dell'anno precedente, come se il lockdown non ci fosse stato. Questo diciamo è quello che si può fare in una situazione del genere. Diciamo che è incoraggiante e soprattutto gratifica il lavoro di tanti che comunque si sono recati al lavoro. Questa intervista non ci avevo pensato, ma quando mi è stato richiesto di fare questa intervista gentilmente dalla sua persona, poi mi sono ricordato, ho detto tipo nell'occasione far presente anche un titolo di merito che di cui quando arrivare non solo il tribunale, non solo quindi il presidente, il giudice, il personale, ma anche la comunità locale, lo dico non come vanto personale dell'ufficio, ma dell'ambiente complessivo del Lago Negrese e del Vallo di Diano. Ha fatto bene perché
Perché credo che sia anche importante non solo dire le cose, tra virgolette, che non funzionano, ma anche le cose che vanno bene grazie anche al Esatto, sacrificio di esatto. tanti, perché in qualsiasi realtà lavorativa ci sono anche tante Certo, persone che si mettono a disposizione spesso anche in maniera come un volontario, cioè vanno oltre l'orario, non guardano alla giornata, insomma, proprio perché hanno a cuore la propria attività, in questo caso hanno a cuore il futuro anche del tribunale e quindi della procura. Quindi credo che sia importante anche evidenziare questi numeri. Poi per quanto riguarda il Covid si infilò ovunque, non guarda se è un tribunale, se è una casa, se è un ospedale, entra. Purtroppo bisogna però ci sono i modi per frenarlo e chiaramente in questo caso questi regolamenti vengono rispettati anche lì, giustamente. Ma questo è un vanto, ripeto, per la comunità, insomma, lasciamo stare il tribunale, perché quello che è la cifra della cifra pulsante, ecco, del livello di vita di una comunità, è testimoniato anche da questo. Nonostante quindi le mille difficoltà, ovviamente, insomma, facilmente intuibili, e che hanno toccato, incidendo negativamente su tutti i livelli di prestazione del sistema paese in generale, io veramente sono rimasto lietamente sorpreso da questo risultato avutosi proprio in questi giorni. La Conegro non ha frenato, ecco qua, non ha frenato, nonostante tutti i contraccolpi che si sono avuti, ha mantenuto il passo dell'anno precedente. Certo, molto di più si può fare, insomma, i problemi ci sono strutturali, perché come si può facilmente immaginare, ovviamente ci troviamo di fronte a realtà che sono nate non in funzione della prevenzione contro il coronavirus. È tutto organizzato Ecco, come appunto, se l'epidemia non dico, ci dovesse il essere. problema, Presidente, mi scusi, il problema dal punto di vista strutturale, che è un problema sul quale più volte siete anche intervenuto, insomma, pensa che Viene si... da lontano, è innegabile, ma tutti gli uffici giudiziari, le scuole, insomma, gli edifici pubblici, gli edifici privati, Ma prima sono ancora della sempre. pandemia si chiedeva un ampliamento, visto dopo anche l'accorpamento di Sala Consilina, da sempre chiedete che si venga realizzata, anche gli avvocati lo chiedono, venga realizzata una struttura un po' più ampia, perché quella è piccola sostanzialmente, visto la mole di lavoro. C'è anche l'altro aspetto, in tanti continuano a chiedere che venga riaperto il tribunale di Sala Consilina proprio per far fronte a questa emergenza anche di spazi che è venuto fuori ovviamente anche in questo momento di pandemia, È chiaro, insomma, e su questi due fronti non ci sono novità. no, Apertura. assolutamente no, assolutamente no. Ma mi deve consentire di aggiungere che questa situazione di ristrettezza degli spazi riguarda mediamente tutti gli uffici non giudiziari, gli uffici pubblici Pubblici, certo. di dovunque. Non si è costruito in previsione dell'evenienza di una pandemia. Sarebbe un paese ideale quello che facesse in programmazione una cosa del genere, ma io mi guardo intorno e non trovo nessun edificio. Pronto? Sì, non la sentiamo, Presidente. Non trovo edifici che sono realizzati in funzione della difesa del coronavirus. Tant'è che l'unica misura più efficace di politica pubblica contro la pandemia, qual è stata? Lo chiedo a lei. Il lockdown. Il Sì. lockdown. Cioè, tu non hai altre difese se non dire blocco le attività. Vabbè, la Ma anche per politica poi ha l'estate, sempre insomma. l'escamotage per prendere tempo, ecco, quindi Sì, ma chiudere gli insomma, arresti comunque quando. domiciliari forzati è stato il metodo più semplice da Comunque la adottare. pandemia, dobbiamo ovviamente tenere presente un fatto elementare: la pandemia è un fatto eccezionale. È Certo. chiaro che quando si verifica non ci si è attrezzati per poterlo gestire in modo ordinario, ci vuole una gestione di emergenza e quindi tutto va in emergenza. Ma se Il già le modo di emergenze non comportarsi c'erano vale sempre. prima, probabilmente adesso avremmo affrontato meglio il problema. Il caso, per esempio, delle scuole, che adesso rientrano le scuole superiori, per cui là c'è un problema di spazi. C'erano problemi di spazi prima, figuriamoci adesso che bisogna rispettare Questo la poi riguarda una distanza. cosa più generale che insomma non è oggetto specifico Sì, no, ma per dire adesso che della. come ci evidenziava lei, adesso ci troviamo in una situazione di emergenza
sostanzialmente, E che qui fa bisogna venire quindi. fuori i problemi vecchi, le emergenze precedenze, Si precedenti. acquisiscono, è chiaro, non si è attrezzati perché qui è una situazione di emergenza. Ma se lei pensa che noi giriamo con la mascherina, ma perché in condizioni normali noi giriamo con la mascherina prima? È una misura di emergenza quella di dover adottare la mascherina. Appunto perché di fronte ad una pandemia non ci si può comportare più come ci si comportava prima. Certo, bisogna collaborare con questi piccoli gesti, tutti quanti, responsabilmente. Grazie anche a lei e buon lavoro. Buon Grazie a lavoro. lei, Presidente.